Disegniamo lo schema logico del contatore binario. Dobbiamo intanto disegnare i flip-flop. Ne disegneremo tre. Indichiamo con J e K gli ingressi. Questo è il primo flip-flop, mettiamo J0, K0 e quindi le uscite. Q0, Q0 negato. Il secondo flip-flop avrà ingressi J1, K1 e uscite Q con 1 negato. Il terzo flip-flop, ingressi J2, K2, uscite Q con 2 negato. Per il contatore realizzato con flip-flop JK, entrambi gli ingressi J e K devono essere posti a livello alto. Quindi, se tracciamo una linea che ci servirà per portare i 5 volte del livello alto a tutti gli ingressi, disegneremo in questo modo la linea e i suoi collegamenti con tutti gli ingressi J e K. Di tutti i flip-flop. Quindi la linea sarà a livello 1 o alto o dal punto di vista elettrico a 5 volt se siamo in logica TTL. Segniamo a questo punto il clock nel primo flip-flop. Si tratta di flip-flop con il clock attivi sul livello sul fronte di discesa, quindi il simbolo è questo. Con triangolo e pallino vuoto. Portiamo il clock qui. Ricordiamo che il clock è un impulso, un treno di impulsi, una serie di impulsi che costituiscono un'onda quadra. Il clock del secondo flip-flop va collegato a Q con 0, all'uscita del primo, così come il clock del terzo flip-flop va collegata all'uscita del secondo. A questo punto dobbiamo vedere quali sono le uscite del sistema, che saranno Q con 0, quindi possiamo prenderla per esempio qui, Q con 0, Q con 1 e Q con 2. Eccoci qua. Ricordiamoci che questo contatore conta restituendoci il numero scritto nel corretto ordine delle cifre Q con 2, Q con 1, Q con 0.